Allora, sul tema che ho indicato per questo intervento, ho avuto modo di confrontarmi un paio di volte negli ultimi 10 anni e in occasioni in cui sono stato sollecitato a organizzare degli incontri con insegnanti sulla matematica e appunto su temi di attualità nella matematica. E allora ho pensato che in effetti questo può essere un punto importante perché diciamo, noi sappiamo insomma, che c'è molta più scienza nel mondo in cui viviamo oggi di quanto non fosse in passato, per tanti versi, e questo riguarda anche in particolare la matematica per molti aspetti, cioè tecnologie innovative, penso in particolare alle telecomunicazioni, all'informatica, metodi di analisi economica e finanziaria, che questioni di grande attualità, e la critica che c'è stata a modelli matematici rispetto alla crisi in cui siamo in mezzo. Quindi sì, c'è molta più matematica e c'è un conseguente, una presenza anche nell'informazione, nei media, nel dibattito di temi attinenti anche alla matematica o che hanno dietro di sé dei contenuti matematici. E l'opinione pubblica quindi diventa cosciente e in particolar modo gli studenti. E con gli studenti il problema diventa serio perché è anche in funzione di queste informazioni che ricevono dall'esterno, che modellano i loro interessi e eventuali scelte per il futuro. Allora ritengo che sia importante, cioè che gli studenti meritino di ricevere un canale di informazione su questioni e aspetti della scienza che siano più competenti di quelli che possono venire attraverso i media e magari da un canale che hanno vicino con cui possono interagire, che sia cosciente del loro livello di sviluppo. Cioè, e così è nata l'idea di fare questo già nel 2003, un ciclo di lezioni nell'ambito delle attività del Centro De Giorgi. Ho scelto l'argomento di matematica e tomografia, cioè la matematica che c'è dietro la TAC in particolare, che si prestava bene a questo obiettivo, cioè di andare in profondità su un tema, su un argomento di carattere squisitamente matematico, e al tempo stesso di fornire un ampliamento sul suo impatto applicativo. E in effetti, come vedete dal programma, mi sono servito anche di contributi di un medico che ha parlato della rivoluzione del computer nella diagnostica, di un ricercatore di fisica della scuola che ha allargato il discorso alla risonanza magnetica. E in queste lezioni, come dicevo, c'era questo obiettivo di vedere ampiamente la materia, le sue applicazioni, ma al tempo stesso anche di andare a fondo nella matematica, quindi con tutto il suo corredo di impianto logico deduttivo, insomma, cioè, vere e proprie lezioni di matematica, ecco. Va bene, non ha molta importanza.
Perché in definitiva il problema dell'attacco si riconduce, se vogliamo, si può ricondurre in termini molto elementari a un problema geometrico, cioè supponiamo di avere una figura nel piano che non conosciamo, non vediamo, e l'informazione che abbiamo è la lunghezza dei segmenti che questa intercetta su tutte le rette del piano. Allora, con questa informazione come si ricostruisce la figura? Questo è quello che effettivamente fa l'attacco, lo fa per qualcosa di più complesso, cioè non è solo una figura geometrica, ma le varie porzioni di questa figura hanno una tonalità di scuro diverso, quindi una densità diversa, che quindi assorbe le radiazioni in modo diverso, eccetera. E quello che fa l'attacco è esattamente questo, ricostruire una figura piana a partire da questa informazione, cioè sull'assorbimento che ogni singolo raggio subisce nell'attraversamento del corpo, che si manda in questo modo. E quindi lo stesso computer, diciamo, e quindi qui l'applicazione della formula matematica di ricostruzione, della vera e propria formula matematica di ricostruzione della figura, cui si può arrivare facilmente, che tra l'altro porta abbastanza facilmente a oggetti che sono noti allo studente, agli integrali definiti, diciamo lo studente del liceo scientifico, eccetera, eccetera. Comunque ecco, si percepisce la poca distanza che ci può essere tra un problema squisitamente matematico e un'applicazione. E lo stesso computer che raccoglie i dati delle varie lastre che vengono proiettate nelle varie direzioni è in grado di elaborare la formula, ricostruire e ridare la forma della. Una volta successiva, nel 2007, invece ho realizzato un progetto molto più sostanzioso, c'è qui una partecipante di quel corso dal titolo Wavelets dintorni, principi matematici e applicazioni, che in una dimensione più ampia, questo era un corso di una settimana aperto a insegnanti di tutta Italia, e abbiamo avuto una partecipazione, diciamo, era numero chiuso, c'era possibilità di avere 25-30 partecipanti, e abbiamo avuto un centinaio di domande e il programma, appunto, come vedete dalla pagina di destra della locandina, era molto intenso, e quindi anche lì con la parte di approfondimento matematico che era più consistente, e con interventi di ingegneri informatici e c'era un gruppo di ricercatori del centro Enel di Pisa, del centro di ricerca Enel di Pisa. Le wavelets sono degli oggetti che consentono, degli oggetti matematici che si usano per compattare informazioni relativamente a immagini digitali, per esempio. Ha avuto molto successo, in effetti hanno avuto molto successo nell'applicazione alla computer grafica, cioè diciamo, al trattamento delle immagini, cioè il JPEG 2000, per esempio, che ci consente di inserire in piccoli computer fotografie con una ampia risoluzione basato sulle wavelets, e così anche il cinema di animazione, la Pixar da Toy Stories in avanti usa le wavelets per consentire il trattamento di tutte le immagini. Ecco, questa per esempio è una wavelet in una dimensione, questa in più dimensioni, sono come dei pezzetti di Lego in cui si può scomporre una qualunque figura, e la scelta della forma dei pezzi di Lego è importantissima, perché la scelta giusta consente di utilizzare meno memoria per guadagnare in risoluzione, dimensione. E quindi, diciamo, questo, diciamo, è uno schema che mi ha dato soddisfazione. Credo che ci siano molti
molti campi della matematica che si possano interfacciare anche con questioni di attualità, oppure anche solo per il loro interesse teorico, come che viene, sto finendo, per il loro interesse teorico che aumenta nei media. Pensiamo per esempio all'impatto che ha avuto, che so, la dimostrazione del teorema di Fermat, per esempio, quindi questioni puramente teoriche che arrivano in qualche modo agli studenti, e su cui è bene che gli studenti ricevano informazioni corrette, magari stimoli, incentivi, e vedere la matematica in un modo diverso rispetto a quello che ci indicava la Rosetta Zan come un insieme di regole di fronte al quale essere completamente passivi.